Ed amiche, salve. Oggi mi presento in una veste insolita. Come vedete ho uno zucchotto in testa e ve ne racconto un po' il motivo per il quale lo sto indossando e da dove nasce questa situazione. Mia sorella tempo fa, avendo del filo a disposizione, si stava dedicando con quegli uncinetti a fare dei centrini da porre sul tavolo. Non essendo capace, non essendo molto destra in questo tipo di attività, anziché fare dei centrini, i primi due risultati sortirono l'effetto dello zucchotto. Me ne ha fatto uno nero, poi ha tentato di nuovo perché voleva fare il centrino e ne è uscito un altro di colore bianco. Quando si dice che nulla avviene per caso. Ora, perché lo sto indossando? Perché stando sempre a quel benedetto o maledetto giorno nel quale ho deciso di mettermi in isolamento, quindi è come se vivessi in una prigione in questo momento, quindi quando ho deciso di mettermi in isolamento l'ho fatto per approfondire, stando un po' a quelle che sono le mie modestissime capacità, per approfondire lo studio della Bibbia. Giorno dopo giorno ovviamente rabbrividisco perché ne scopro sempre di nuove. E sono situazioni che mi stanno rendendo fortemente, diciamo così, battagliero nel volerle poi denunciare attraverso il palinsesto di YouTube e del relativo Facebook. Oggi possiamo dire che tutto quello che sta succedendo nell'ambito della religione cristiana, per esempio, e quindi in tutte le componenti, la cattolica, l'evangelica e la pentecostale, avviene proprio per un motivo, perché non essendo costoro dei veri cristiani, e lo sanno, stanno approfittando della debannaggine, della stupidità, dell'ignoranza, della buona fede di molta gente, presentandosi come ministri di Dio. Come dire, ho trovato il sistema per fotterti e mo ti fotto, quindi mi dichiaro pastore, mi dichiaro prete, mi dichiaro papa, mi dichiaro con tutte le voci che amano dichiararsi questi impostori, finalizzando quello che è il mio atto nell'elevarmi a distruttore, a vicario o ad altri ruoli, ecco, nell'offrirti delle garanzie. Se mi segui ti darò la vita eterna, se mi segui ti concederò il perdono, se mi segui e tu avrai pace e riceverai, in alcune versioni di queste religioni dei mascalzoni, e riceverai anche guarigioni, addirittura potrai guarire pure dal cancro, fottendotene degli ospedali, delle medicine e dei relativi medici. Di queste cose ovviamente vi ho già dato ampia documentazione. Quindi costoro, sapendo, conoscendola meglio di me, io adesso mi sto propinquando a questo studio difficoltoso, chi pratica invece da tempo l'imbroglio ha capito, conoscendo quello che è tutto quanto il palinsesto della Bibbia, ha capito che poteva solo vivere da parassita facendo il patacaro. Perché dico questo? Perché leggendo la Bibbia in questi ultimi giorni ho scoperto una cosa sconvolgente. Noi non siamo nessuno per Dio. Il vero popolo di Dio è Israele, ecco perché ho il zucchotto per segno di rispetto verso questa religione, verso questi religiosi che vedo, io non la conosco questa religione qui, quindi la tratterò per sommi capi, però vedo nelle varie, mi mancano i boccoli, mi manca quel cappello, accontentatevi soltanto dello zucchotto, amici di Israele. Gli scritti che fino adesso io vi ho sottoposto non sono chiaramente finalizzati né ad una evangelizzazione né all'esortazione ad abbracciare una nuova fede. Lungi da me il solo pensarlo.
Oggi io, Romano Romanino, come si suol dire, mi sono solo messo di traverso, quindi combatto l'impostura specialmente se è finalizzata alla presa per i fondelli dell'uomo più ingenuo, e quando questo avviene da parte di dichiarati, specialmente sedicenti cristiani. Io non mi sto occupando di politica, non mi sto occupando di agricoltura, ho deciso di combattere la malavitosità riferita, ripeto, alla religione cristiana. E perché faccio anche questo? Perché ritengo che la gran causa del nostro malessere dipende proprio da questi imbroglioni. Vi ho già detto e vi ripeto in sintesi, ogni anno, soltanto dai conti semplici che si possono desumere facendo delle ricerche in internet, costò gli imbroglioni, ci costano 21 miliardi di euro. Vivono da parassiti, un cardinale percepisce 13.000 euro al mese. Io vivo con mia sorella, che non è né pastoressa, né cardinalessa, né papessa, né un fanculo di niente di tutto questo. È soltanto una povera invalida civile. Dovrebbe essere maggiormente protetta, proprio perché è prigioniera di una grave malattia. Ma mentre il vicario di Cristo gonfia sempre di più, sta diventando una botte, si capisce più dov'è il collo, dov'è il culo, è tutto un ammasso di lardo. E così i suoi famelici amici vivono nei lussi. Mia sorella, che ha avuto in sorte soltanto la malattia, vive con 290 euro al mese. Non solo mia sorella, attenzione, tutti gli invalidi civili che vivono in questo paese di merda, dove i ladri, gli speculatori, gli imbroglioni di tutte le stirpi, i concussi, le peggiori porcherie le praticano, e tra qualche ventennio, se non andrà tutto in prescrizione, subiranno anche una condanna. Aspetta. Gesù era un ebreo e non un cristiano, ed osservava fedelmente la religione ebraica. Non ha fondato nessuna religione, né ha mai aperto chiese. L'unica comunità da lui benedetta la trovate descritta nella Bibbia, sempre che la Bibbia, per i cristiani o per chi vuole ritenersi tale, abbia un fondamento. Per me, sapete, comincia ad avere, a fare molti scricchioli. A buon ragione, ve ne ho dato anche la dimostrazione. Quindi questa comunità benedetta da Gesù, da Dio e dallo Spirito Santo, la trovate ben descritta in Atti 2, dal versetto 36 al 48. Leggendo questi versetti vi accorgerete che tutte le chiese di oggi, riferite ad ogni denominazione, non hanno nulla a che vedere con la vera comunità cristiana, dove si offriva tutto nel favore del povero, mentre oggi si pratica la truffa per far vivere da parassiti gli imbroglioni. Il passaggio importante: chi aveva proprietà e beni li vendeva per farne parte a chi era povero. Oggi, per esempio, prendo un personaggio, come caspita si chiama, ho avuto modo anche di quello di Radio Maria, ma così tutti i preti, tutti i pastori, tutta sta gente del cazzo maledetta ha questo malvezzo. Vuoi andare in paradiso? Radio Maria addirittura l'ha diffuso questo emerito imbroglione. Io un giorno mi ricordo che andai lì e gli dissi: perché parli in questo modo? No, ma io è per accontentare la... Cosa dici che la Madonna ti ringrazia, cretino? Cosa dici? Ma perché devi prendere per il culo così la gente? Cioè, tu ti fai dare i soldi e poi gli dici: la Madonna mi ha detto che ti ringrazia. Ma vedi di andare a fare in culo, brutto porco, ladro e disonesto che non sei altro. Chiusa la parentesi. Quindi, mentre in quella chiesa di Atti 2 chi aveva proprietà e beni e le dava nel favore di chi era nella povertà, nella chiesa degli imbroglioni si dice: dammi, intestami la tua proprietà, portami quello che hai, dammi la decima, dammi la primizia, fammi le periodiche offerte e io ti prometto che ti farò andare in paradiso, ti darò la salvezza. Un par de balle, questi non vi danno niente.
Infatti, per esempio, lo stesso Gesù mi sta piacendo, sapete, usare il turpiloquio. Lo sto scoprendo. Infatti a volte faccio fatica a trovare la parola nuova perché non ne conoscevo, e adesso sto bazzicando su internet per impararne di nuove. Non so se mi spingerò molto oltre, comunque ci proverò lo stesso. Giovani, io lo sto facendo per voi, Io ho 62 anni, non ho mai detto, tra virgolette, parolacce, l'ho già ripetuto un'altra volta, dire cazzo non è una parolaccia, è presentare una parte anatomica del corpo umano. Vorrei vedere, senza questa eventuale parolaccia, come si sarebbe potuto ripopolare il mondo. Infatti Gesù, con scrupolo ebraico, fu battezzato all'ottavo, fu circonciso all'ottavo giorno. Ecco, qui ho commesso un errore. Fu circonciso all'ottavo giorno. Questo ovviamente è detto nella Bibbia. Gli imbroglioni, i mistificatori, perché ovviamente trafficanti, non vi dicono queste verità, le nascondono, le tengono un po' lì ai margini. E noi leggiamo in Luca 2, sempre se per voi la Bibbia è fondante, ha un valore ovviamente, Quindi la leggo a chi crede ancora nella Bibbia. Luca 2, quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Vabbè, lì vi ricordate, figlio dell'Altissimo, figlio di Davide, figlio dell'uomo, vabbè, sorvogliamo. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Si sappia, gli ebrei praticano ancora oggi la circoncisione. Loro la chiamano Berit Milah, che significa patto di circoncisione, e consiste nella rimozione del prepuzio di un bambino 8 giorni dopo la nascita. Ecco, questo, se io vorrei adesso convertirmi alla religione ebraica, se per farlo dovrei accettare la circoncisione, speriamo che me la facciano sotto anestesia totale, perché effettivamente metterlo in mano a qualcuno armato di coltello che me deve tagliare un pezzo mi darebbe un po' fastidio, ma vediamo poi come si risolverà il problema. La circoncisione è uno dei riti più importanti e significativi per gli ebrei ancora oggi. Coloro che sono circoncisi sono salvati da Abramo dalla punizione dopo la morte. Gesù non era cristiano, era un ebreo osservante, che mai avrebbe immaginato di dar vita ad una nuova religione e meno che mai di fondare una chiesa. Non si è mai sognato di proclamarsi il Messia, e se qualcuno degli apostoli ha ipotizzato come fosse Cristo, lo ha fulminato di anatema, all'idea di essere considerato addirittura Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Secondo il credo di Nicea, sarebbe stato preso da indicibile orrore, avrebbe urlato come un pazzo. Gesù era un profeta ebreo, itinerante, esorcista e guaritore, che annunciava la buona notizia apocalittica del regno incombente, per intervento divino. In verità, vi dico, non passerà questa generazione che tutto ciò non sia accaduto. Lo leggete in Matteo 24, in Marco 13, in Luca 21. In verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Matteo 23, in verità vi dico, vi sono alcuni tra i qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio. Matteo 16, Luca 9. L'Apostolo Paolo riecheggia questo motivo quando, per esempio, dice nella prima lettera ai Corinzi 10:11, a noi è toccato di vivere alla fine dei tempi. E già nella medesima lettera aveva scritto più sopra, al libro 7:29-31, il tempo è limitato. Uè, li aveva convinti, erano convinti, è scritto nella Bibbia. Quando a Pietro conferma anch'egli nella sua prima lettera 4:7
che la fine di tutto si è avvicinata. Gesù aveva predetto l'imminente seconda sua venuta, ma ahimè, sono trascorsi 2000 anni, ragazzi, e i suoi seguaci aspettano ancora, da morti ovviamente, quindi sono rimasti tutti delusi. Per questo motivo Gesù non è stato riconosciuto nel figlio di Dio, nel Messia dagli ebrei, perché se analizziamo da un punto di vista umano, questo è un grave fallimento. Infatti, leggendo i Vangeli, Gesù non si sbilancia più di tanto dandoci in una prima fase una data precisa di questo suo ritorno, anche se in altro contesto la descrizione che ne fa invece è dettagliata, lucida, e ne riporto qui il passo tratto dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più i suoi splendori, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo. Ecco, vedete? Siamo sempre nella solita trappola. Ma non era Dio, oppure il figlio di Dio? Cosa cazzo c'entra? Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro eventi, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Quando poi a quel giorno o a quell'ora nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il figlio, eccoci qua, mo qua diventa un'altra volta figlio. Sono alcune righe che io vi sto leggendo, dove non si capisce una mazza, figlio dell'uomo. Il figlio dell'Altissimo, il figlio del Davide, un po' è padre, un po' è figlio, un po' è questo, un po' è quello, un po' è fratello. Però, sempre stando la Bibbia, ecco il solito colpo di scena, che annulla tutto quanto detto prima da Gesù. Pur non sapendo il giorno preciso, Gesù afferma sicuramente comunque di sapere il periodo in cui avverrà tutto quello che ha predetto. E diceva loro, in Marco 9, ragazzi, così poi andate a cercare, e diceva loro, in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Ragazzi, ve l'ho già detto in un'altra contestualizzazione, ma e queste sono prese per il culo belle buone. O Gesù in quel momento era sotto effetto di qualche sostanza psicotropa, di quella chimica, mica di quella naturale, no, proprio una di quelle sostanze da overdose. Perché per aver detto una cosa del genere, è un folle, addirittura diceva non morirete voi che siete qui vicino a me, vivrete e vi vedrete ancora arrivare. Ma ragazzi, ma diamo i numeri. Oppure Gesù non ha mai detto queste cazzate, ed altri gliele hanno fatte dire, scrivendole sempre con il vecchio proposito. Vi dobbiamo fottere in qualche modo, intestarci la casa, portarci la decima, darci le offerte, perché noi siamo papponi, peggio di quelli che sfruttano le prostitute, perché quelli perlomeno offrono qualche garanzia alla prostituta, la proteggono. Questi porci non ti offrono un cazzo, ti succhiano solo raccontandoti un sacco di balle. Tutti, io continuo a ripeterlo. L'altro giorno ho detto arriveranno i carabinieri, ma non è arrivato ancora nessuno. Da quello vestito di bianco, il più sporco di tutti, anche se nella veste candido, a quello vestito di nero, a quegli altri pelandroni schifosi che si chiamano pastore. Quindi i primi cristiani credevano davvero in un'imminente fine del mondo, peraltro presentata da Gesù ed in forma dettagliata, ed attendevano con ansia il momento in cui si sarebbero avverate le previsioni del loro Messia e aspettavano la sua seconda venuta. Alcuni però iniziava a crescere il malumore, ma persino Paolo li invitava a non perdere la speranza e a continuare ad avere fede, perché la seconda venuta di Gesù sarebbe stata imminente. Paolo è morto e non ha visto niente. Gesù ha predicato quasi esclusivamente in Galilea,
recatosi poi a Gerusalemme, avendo lì provocato qualche disordine. Infatti, in quei luoghi, dopo un regolare processo, viene condannato alla crocifissione per sedizione. Non entro nel merito, l'ho già spiegato in altri casi. Gli imbroglioni, e siamo sempre punti da capo, quello vestito di bianco, quello vestito di nero, i pastorelli, per aggiustare questa magagna, e poi l'hanno dovuta un po', e allora ti hanno inventato la storia, no, vabbè, vabbè, Gesù è venuto per salvare i nostri peccati, perché Adamo ed Eva hanno combinato il papocchio. Pensate che c'è qualcuno di questi imbroglioni che l'altro giorno leggevo, diceva che il serpente non era altro che il diavolo diventato uomo, che si è fottuto Eva, e da questo rapporto infedele è nato Caino. Ma ti rendi conto dove cazzo arrivano? Cioè, pur di imbottigliarti il cervello, non sanno più che cosa inventarsi. Ora, io quando dico qualcosa devo avere un riferimento ben preciso, ben chiaro, altrimenti quello che dico io non è niente, è soltanto fesseria, è solo spazzatura. Ma loro sono capaci di ingabbiare un popolo di idioti che accetta per vera anche l'argomenta, la spazzatura. Qui ci sarebbe stato un po' da dire la merda, però non mi viene molto facile, e questa sembra che sia brutta come parolaccia, ma anche c'è, tutte le mattine, da quello vestito di bianco a quello vestito di nero devono confrontarsi con quest'altra situazione fisiologica, insomma, altrimenti se non la fai a butte, come dicono in Sicilia, poi scoppi, quindi anche lì deve uscire, si chiamerà popò, chi la chiama cacca, chi la chiama in forma più letterale, come si può dire, chi la chiama, non mi sta venendo il termine, comunque merda sempre. Ritengo vale la pena di insistere su questo argomento, che per oltre due millenni la religione cristiana, volutamente evitando di trattarla, e che gli ebrei ovviamente non hanno voluto prendere la giusta dovuta considerazione, ma soprattutto ritengo doveroso riproporre ancora una volta la verità tratta dai Vangeli canonici, la quale ci svela che Gesù, durante la sua vita terrena, è stato né più e né meno che un ebreo osservante. Gesù non ha detto a nessuno che era il Messia, al contrario, quando Pietro gli rispose che per lui era il Messia, gli dice: non diffondere questa cosa. E lo leggiamo in Matteo 16:20 e in Luca 9:20. Gesù non si dichiara mai Messia. Quando glielo domandano nel processo, lui rispose: tu l'hai detto, non io, anche se in un altro contesto, davanti a Caifa invece viene letto, si legge: sì, io lo sono il figlio di Dio, e vedrete il figlio dell'uomo, sono il figlio di Dio, e vedrete il figlio dell'uomo scendere. E siamo sempre lì, che cazzo ci azzeccano tutte queste discordanze? D'altra parte, è abbastanza chiaro che Gesù ha chiamato Dio Abba, Padre, come lo chiamavano altri ebrei. Erano in molti a chiamarlo Abba, Padre. Non è stato lui l'unico, ovviamente. Non si spacciava per figlio di Dio. Quando è figlio di Dio, occorre notare che Gesù non parla mai di sé come figlio di Dio. Inoltre, nella Bibbia si parla di figli di Dio, che in genere sono o possono essere identificati negli angeli. In Genesi 6 si parla degli angeli come figli di Dio, sono chiamati figli di Dio, il re di Israele, di Davide. Nel Salmo 2 è detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Se si può pensare di una persona che tutto era meno che una divinità, perché un essere più umano, più carnale di Davide, non lo possiamo trovare. Anche nell'interpretazione ebraica si dice figlio di Dio, di un ebreo giusto, di una persona giusta. Dai manoscritti del Qumran abbiamo anche Qumarici, infatti usano queste cose così difficili, si chiamavano l'un l'altro con l'appellativo figlio di Dio. C'è scritto nei testi: noi figli di Dio, era una frase che ricorreva. Questo per dire che in fondo Gesù usava una terminologia comune nell'epoca, sconvolgente. E adesso arriviamo all'aspetto più brutale. Stando alla Bibbia, il vero popolo di Dio è Israele. Gli altri, noi, siamo nessuno.
Quindi, per partecipare alla nuova Gerusalemme, dobbiamo circonciderci per poi convertirci all'ebraismo. Ragazzi, questa è parola di Dio, sempre! Perché la Bibbia è parola di Dio. Caso contrario, evviva le ammucchiate! Quelle che si stanno facendo oggigiorno. Ecco perché molti impostori ne stanno approfittando, chiedendo anche decime, offerte, vieni qua, io ti salvo dal tumore, metti 300 euro sull'altare, e tu che cosa, che cazzo di malattia hai? C'hai un piede più lungo, un piede, qua che te lo stiro io, e io sono carismatico, tu com'è che cammini su quella seggiola a rotella? Alzati da quella seggiola a rotella! Si rimane a cercare poi tutti a Napoli. Tutti sti storpi, e poi se li portano nelle riunioni, e poi la guardia di finanza gli va pure dietro, allora tu ti stai prendendo la pensione, balordo imbroglione, e ci vedi, e cammini, e perché stai sulla seggiola d'utente? Ah, quanto siete stati fessi, quanto siamo stati fessi. Non ce n'è più per nessuno, se non che forse le briciole. Mettetevi il cuore in pace, ragazzi, voi che vi dichiarate cattolici, peraltro idolatri, così come gli evangelici e i pentecostali, lacrime di decime, con voi Dio non ha fatto alcun patto. Ora, sapendo che Gesù non è venuto per abolire la legge, così come è scritto, il patto con il suo popolo rimane inalterato. Matteo 5 è chiaro in tutto questo. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. È chiaro che chi non crede a queste cose qui e le pratica soltanto per truffare, anche se non ne ha il diritto, io ci insisto perché lo ritengo gravissimo, la ritengo gravissima questa illegalità, non credendo a queste cose qui, ma traendone soltanto dei frutti delinquenziali, ti chiedono la decima quando sanno che non possono chiederla, perché la decima era da offrire per esempio ai sacerdoti leviti. E l'ho già detto in un altro posto, un pastorello che si alza la mattina e vive ed è nato da tutte le generazioni a Carrapipi, non c'entra un cazzo con i leviti, non c'entra un cazzo con il sacerdozio levitico, però lui si alza, dice oggi mi sento pastorello, e beh, ho da mettere, Carrapipi è in Sicilia, e quindi lo dico, a mettere la pignata, e per mettere sta pignata che a fare, e mi devo fottere qualcuno, dammi la decima che io ti salvo. Invece, guardate che io lo dico ridendo queste cose, ma dentro sto marcendo, ragazzi. Io sto cercando di esorcizzare in qualche modo, ma rifletterci bene, davvero c'è da perdere la pazienza, Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Così come dice la Bibbia, il creatore dell'universo stipulò con il popolo di Israele un'alleanza eterna. Lo liberò dalla schiavitù in Egitto, gli donò la Torah. La Torah è il documento primario dell'ebraismo ed è la fonte dei 613 precetti della Mitzvot. Io non conosco l'ebraico, quindi chissà che strafalcioni sto dicendo. E della maggior parte della sua struttura etica dei 10 comandamenti, ascoltati dagli ebrei direttamente dalla bocca di Gesù. Gli ebrei sono quindi i testimoni di Dio fra le nazioni e i custodi della rivelazione del Sinai. L'espressione del pentateuco, faremo ed ascolteremo, venne pronunciata dal popolo ebraico al momento della citazione della Torah e della Mitzvot, aderendo quindi al regno celeste. Ascoltando questa affermazione, Dio chiese chi potesse avere fatto conoscere il segreto del servizio degli angeli. Gli angeli posero quindi una corona per faremo e una corona per ascolteremo sulla testa di ciascun ebreo. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodire e custodite la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà, la mia eredità, tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. E lo leggiamo in Esodo 19:5. Dio promette di non scambiare mai il suo popolo Israele con altri popoli. Stabilirò la mia alleanza con te.
e con la tua discendenza, dopo di te di generazione in generazione, come alleanza perenne per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Genesi 17:7. Le promesse di Dio erano già state rese note ad Abramo. Infatti, mentre tutti i popoli si allontanavano dalla giustizia praticando il commercio e l'idolatria, il primo patriarca ebreo continuò ad essere un uomo retto, e Dio scelse tra i due dai suoi discendenti i giusti per fondare una nazione speciale. Ma qual è il compito del popolo eletto? Secondo l'ebraismo, Israele è stato scelto per essere un regno di sacerdoti, una nazione diversa da tutte le altre. Israele ha infatti il dovere di osservare la Torah, che significa insegnamento, ovvero la legge suprema che Dio rivelò per mezzo di Mosè. Con l'avvento dell'era messianica, gli israeliti potranno finalmente essere la luce delle nazioni. Lo vedi se leggi Isaia 42:6, per guidare tutti i popoli verso l'adorazione dell'unico Dio. Il patto del Sinai è eterno ed è irrevocabile, secondo le parole della stessa Torah. Quando Israele trasgredisce, in modo continuo viene punito tramite l'esilio. Nella storia è accaduto diverse volte, ma ciò avviene solo affinché il popolo comprenda i propri errori e si ravveda. È infatti sempre ribadita la promessa del ritorno in patria della redenzione. Se vi corromperete e vi farete dell'immagine scolpita della forma di qualsiasi cosa, e farete ciò che è male agli occhi del vostro Dio, per evitarlo, Dio vi disperderà tra i popoli, e non rimarrà di voi che un piccolo numero fra le nazioni, dove Dio vi condurrà. Deuteronomio 25:27. Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li detesterò fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, perché io sono il loro Dio. Levitico 26:44. L'espressione biblica Dio di Israele è spiegata in questo modo: il santo benedetto egli sia disse a Israele: io sono Dio per tutti coloro che vengono al mondo, ma soltanto a te ho associato il mio nome. Non sono chiamato il Dio degli idolatri, ma il Dio di Israele. Deuteronomio 7:6. Infatti, sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato, Israele, fra tutti i popoli che sono sulla terra. Primo Pietro 2:9. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Dio ha un patto speciale con quelli che fanno parte del vero Israele spirituale. È scritto nella Bibbia, in Ebrei 8:10-12. Questo è il patto che farò con la casa di Israele, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia della loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Confronta per verificare Geremia 31:31-34 ed Ezechiele 26:26-28. Ecco, ci sarebbe ancora altro da dire, ma siccome aggiungerò al margine del video la pagina dove in forma esaustiva, per chi lo vorrà leggere, ecco, nella forma più esaustiva vi verranno spiegati i vari passaggi, ecco, mi fermo qui. Quindi noi non siamo nessuno, o quantomeno potremmo aspirare a diventare popolo di Dio se, stando alla Bibbia, in noi avviene questo cambiamento, la nuova conversione, la nuova rinascita. Non se diventi scemo, evangelico, pentecostale, quelle sono cazzate. La nuova rinascita attraverso il nuovo battesimo costituito dalla circoncisione, e allora forse potrai avere parte con il popolo di Dio e del suo regno. Qui mi fermo perché il sudore mi cade sugli occhi
e mi stanno anche bruciando. Ragazzi, comunque, per quel che possa ancora resistere, insomma, ci hanno preso per il culo in tutti i modi. E noi, come gli scemi più scemi, ci siamo caduti, come si dice in forma molto proletaria, con tutte le scarpe. Ma adesso è arrivato i rompicoglioni, quello che ha avuto il tempo, ha avuto grazie a Dio la capacità di conoscere le varie cose, questo rompicoglioni qui che vi sta dicendo, continuare a fare la figura degli scemi è proprio da cretini, non sapevo e quindi ci sono caduto. Adesso che Romano Romanino mi sta dicendo come stanno le cose, ma non perché me le sta dicendo lui, perché lui me le suggerisce, poi io che sono furbo vado nella Bibbia e vado a vedere se è vero quello che dice Romano Romanino. Siccome nessuno sta contraddicendo Romano Romanino, nessuno sta confutando Romano Romanino, perché chiaramente legge la Bibbia, allora anche tu, facendo questa operazione, fai 2 più 2 e dici, cazzo, mi hanno preso per il culo. E mo che faccio? Io personalmente nulla di violento, anche perché è gente miserabile che non vale nulla, però, e non so fino a che punto la legge degli uomini me lo potrà permettere, mi impegno personalmente, e quando ne incontrerò qualcuno, specialmente quello vestito di bianco, mi attizza in modo pazzesco. Se avessi la possibilità di andare a Roma quando lui cammina su quella minchia di Papa Nobile come un buffone, cazzate tremende, ecco, mi piacerebbe raggiungerlo in pieno volto con un amorevole sputo, che il minimo che a questo punto, avendo appreso tutto quello che ho appreso e di cui vi ho parlato, si possa giustamente e con giustizia fare. Ragazzi, sto facendo di tutto per fare questi cazzo, o no? I carabinieri non si possono dire, scusatemi carabinieri se mi sono permesso, insomma sto facendo di tutto per far arrivare i carabinieri, insomma, ma qualche reatuccio lo sto commettendo, perché non mi vengono ad arrestare? Sapete che bello sarebbe io con la Bibbia su un tavolo, su un banco di un tribunale, la legge non ammette giustizia, la legge è uguale per tutti, io da una parte e sto papocchio dall'altra, io che dico, coglioni, di chi era figlio Gesù? Mettergli una Bibbia in mano e leggi, deficiente, non lasciali perdere i dogmi e quelle cazzate, ricordati che c'è un passo nell'ultimo libro della Bibbia che è Apocalisse 22, direi a sto imbroglione candido nelle vesti, c'è un libro in Apocalisse 22 che dice non aggiungere e non togliere nulla, eh? Vi voglio bene, a risentire.